Ciao, io sono Arianna, studio medicina al quarto anno in Bicocca e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo di come ci si specializza in Irlanda. È un po' che vi promettevo questo video, so che ci ha messo un po' ad arrivare, però preferivo avere tutte le informazioni per fare un video completo. E quindi ho dovuto aspettare delle risposte da vari college e ho anche aspettato dei preventivi per delle cose da pagare, in modo tale che io possa darvi delle informazioni complete. Allora, ho qui tutte le informazioni, ho dovuto praticamente usare i cerchietti della comprensione attiva per capirli, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, in particolare vi parlo della specializzazione, non dell'università di medicina, perché appunto il mio piano è finire l'università qua in Italia e poi andare a specializzarmi in neurochirurgia in Irlanda. Quindi per quanto riguarda la scuola di medicina non ho idea di come funzioni e ci vorrebbe un'altra odissea per capirlo. Quindi oggi vi parlo dell'iter per l'iscrizione e tutto il resto per la specializzazione, ciò che viene dopo la laurea. Quindi come ci si iscrive al Surgical Training Program irlandese? Allora, prima di tutto bisogna ottenere l'IDO età per l'iscrizione all'Irish Medical Council, che secondo me è tipo l'albo dei medici irlandese, l'equivalente. E come si fa a ottenere queste idoneità? Bisogna andare sul sito dell'Irish Medical Council e procedere con l'iscrizione, in particolare non per quanto riguarda la categoria dei già medici, ma di chi deve iniziare un training, quindi una specializzazione. E fin qui ok. Per richiedere poi la verifica dell'idoneità bisogna fornire la prova di essere laureati in medicina e chirurgia. Ci sono vari paesi che non devono propriamente dare una prova di questo, tra cui Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Latvia, Romania, Spagna, Svizzera e Slovenia. E ovviamente l'Italia non rientra in questa lista. Perché secondo me? Perché l'Italia ha un programma di studio molto diverso dagli altri paesi. Gli altri paesi sono molto più pratici. L'Italia invece ti fa passare tante ore sui libri, è molto teorico come programma di studio e non ti butta direttamente sul campo ad imparare come fanno praticamente questi paesi. Quindi cosa deve fare un italiano per dare prova della propria laurea? Una volta che ha in mano la laurea, quindi non ci si può iscrivere prima, bisogna iscriversi dopo la propria laurea, deve essere tradotta e legalizzata. Questa cosa la deve fare un legale, non basta andare su Google Traduttore e tradurre tutto. Deve farlo un legale, deve legalizzarla e io ho chiesto un preventivo a Milano e costa 126 euro. Ovvio che i preventivi che vi dico sono indicativi e magari i prezzi possono variare. Quindi dopo aver tradotto e legalizzato questa laurea può essere presentata come prova del fatto che io sono laureato in medicina e chirurgia. Oltre a questo bisogna pagare al momento 50 euro. Quindi costa iscriversi all'albo dei medici irlandesi? In realtà no, non è una tassa di iscrizione che magari va rinnovata, è semplicemente il costo d'ufficio da pagare per l'analisi dei propri documenti per verificare l'idoneità. Questa verifica può durare dalle 4 alle 6 settimane, quindi bisogna farlo per tempo. E come viene confermata? Semplicemente con una mail. Quindi una volta che avete questa mail siete iscritti all'Irish Medical Council e quindi il primo step è fatto. Secondo step, bisogna avere una certificazione di inglese. Da questo ovviamente sono esentati gli irlandesi o comunque qualsiasi persona abbia fatto scuole, università in Irlanda, viva da sempre in Irlanda, oppure persone che hanno studiato in inglese nei seguenti paesi: Australia, Canada, Nuova Zelanda, USA e UK, quindi ovviamente l'Italia non è in questi paesi. Quindi anche se studiate in inglese medicina in Italia, avete bisogno di una certificazione d'inglese. In particolare questa certificazione si può ottenere con due test. Uno è l'IELTS, ovvero International English Language Test System, oppure uno che non ho mai sentito che è l'OET, ovvero Occupational English Test. In particolare questi test sono formati da una parte di listening, una di reading, una di writing, speaking e overall non so cosa sia, però lo affronteremo vivendo e vi aggiorno. In particolare nell'IELTS il minimo punteggio da raggiungere è 6,5 su 10 in tutto tranne che in overall, che è al 7, mentre nell'occupational English test il punteggio minimo è B in tutto. So che tante università hanno dei corsi convenzionati per poter imparare meglio l'inglese e poter imparare meglio come affrontare questi tipologie di test, e a Milano c'è un test di IELTS praticamente ogni giorno. La cosa divertente è che l'iscrizione costa 243 euro ogni volta, quindi certo puoi farlo ogni volta con quel costo, quindi forse conviene un attimo prepararsi bene prima di provarlo, però mal che vada lo si può rifare. E fate attenzione che queste certificazioni durano 2 anni, quindi esempio lo fate al primo anno di università, dopo 2 anni scade, quindi se volete andare a specializzarvi in Irlanda dovete rifarlo. Io infatti pensavo di farlo nel primo semestre del sesto anno, o addirittura
dura nel secondo semestre del sesto anno, poi vi spiego perché. Quindi, secondo step fatto. Terzo step, una prova del voto di laurea. E se la vostra università non vi dà questa prova ufficiale, dovete richiederla. Quindi dicendo che volete specializzarvi in un altro paese e richiede questo determinato documento. Quarto step, secondo me uno dei peggiori, però fattibile. Prova di presentazioni, pubblicazioni, case reports, partecipazione a meeting o congressi e corsi. Ovviamente loro vi mettono tra parentesi facoltativo, ma visto che non c'è un test d'ingresso ma un colloquio, queste cose contano. Quindi nei vostri anni a medicina cercate di partecipare a congressi. Ci sono dei professori che vi aiutano a partecipare a determinati congressi, a determinati corsi, soprattutto se gli spiegate a cosa vi servono e soprattutto se sono professori che si occupano di queste cose, quindi delle specializzazioni all'estero, degli Erasmus e balle varie, e quindi sicuramente sanno giostrarsi in queste cose meglio di voi. A me in particolare hanno detto che il professore di neurologia al quinto fa partecipare a un congresso, e già quella è una cosa che mi metto nel mio curriculum, e poi ne ho cercato qualcuno in Italia. Allora, in Italia in questo momento ce ne sono veramente pochi, data la pandemia, però ho visto che i pochi che ci sono molto costosi e soprattutto molte volte dedicate solo a chi è già medico. Ergo, sono andata a cercarli in altri paesi. Tempo fa sulla mia pagina Instagram, ovviamente seguitemi, bene, una di voi mi aveva segnalato un congresso di neurochirurgia a Edimburgo, che era in realtà un webinar. Purtroppo era nel giorno di un esame, non ho potuto seguirlo, però sono tornata su quel sito, ovvero semplicemente l'area congressi dell'Università di Medicina di Edimburgo. E ce ne sono veramente una marea. In UK hanno praticamente ripreso a vivere e ci sono sia webinar sia congressi in presenza. E la cosa divertente è che là è tutto aperto agli studenti, oltre che ai medici. E ci sono congressi che magari costano dai 25 euro ai 60 euro, non i centoni che ho visto partire nei prezzi italiani, e molto spesso addirittura per gli studenti il costo è pari a zero. Quindi non state chiusi nel vostro paese, andate ad esplorare i congressi del mondo. E quindi tutte queste cose andranno nel mio curriculum nei prossimi 2-3 anni. Andiamo adesso al quinto punto: lettere di referenza da due referenti. Cosa vuol dire? Che dovete trovare dei professori o in generale dei referenti con un certo titolo, ovvio non può essere vostra madre, che compili un form che vi darà l'università di medicina irlandese per fare da vostri referenti, per garantire che siete delle persone a posto, che siete bravi, che vi impegnate e balle varie. Qual è il mio piano? Per fare da referenti al mio relatore e correlatore di laurea. Sesto step, avere un passaporto, quindi fare la fotocopia colorata del vostro passaporto. Io non ho un passaporto, ho sempre viaggiato con la mia bella carta d'identità, perché pensavo che il passaporto avesse ancora quella tassa annuale di 42 euro. E a me girava in 10 anni lasciare più di 400 euro allo Stato per un cavolo di passaporto che non mi serviva, perché tendenzialmente per ora ho viaggiato in Europa. Fatto sta che ho scoperto che questa tassa è stata abolita, per fortuna se sono svegliati, nel 2014 mi pare, quindi adesso semplicemente devi pagare il passaporto e te lo puoi tenere per 10 anni senza dover pagare niente. Quindi ecco qua i miei documenti per fare il passaporto, e il 29 giugno devo andare in questura. Aggiungiamo anche qua delle informazioni: come si fa un passaporto? Bisogna andare su internet, bisogna cercare come fare il passaporto, ci sono tutte le indicazioni, e vi diranno di andare sul sito della questura del vostro paese o comunque della questura ora più vicina a voi, perché per esempio nel mio paesino non c'è una questura, sono dovuta andare a quella di Monza. Lì c'è già tutto l'iter da compilare, vi chiedono praticamente anche la taglia delle vostre mutande e poi concretamente quanto costa fare un passaporto. Allora, c'è un bollettino postale da pagare di 42,50 euro, e poi se non sbaglio c'è una marca da bollo da comprare dal tabacchino, tabaccaio come lo chiamate, che costa 73,50 euro. Quindi pagate questi 100 e qualcosa euro e potete fare il vostro passaporto. Andate in questura con tutte le informazioni su anche i vostri gatti, vi prenderanno penso le impronte digitali e nel giro di un mesetto potete avere il vostro passaporto. Io l'ho fatto adesso perché ho scoperto appunto che non c'è nessuna tassa da pagare, quindi lo userò anche per viaggiare, e soprattutto se farò questi congressi in presenza a Edimburgo mi servirà, perché la UK non mi vuole più in quanto europea. Ebbene sì, in questo modo abbiamo completato gli step per la richiesta di iscrizione al training program. Quindi cosa succede adesso? Vi leggo delle scadenze di quest'anno che penso si riproducano ogni anno. Quindi l'apertura dell'iscrizione è stata il 15 ottobre 2020. Ergo, il 15 ottobre tu devi avere in mano tutte le cose che vi ho appena raccontato. Scadenza per presentare questi documenti 19 novembre at 5 p.m. Ergo, se superate questa data perdete un anno, perché le iscrizioni sono una volta l'anno. Una volta finite le iscrizioni i vostri documenti verranno analizzati, quindi qua c'è già una sorta di selezione. Se non presentate i documenti corretti, se qualcosa non va nei vostri documenti, se non avete mai fatto niente nella vita, allora non verrete ammessi neanche al colloquio.
Ergo, vi consiglio, andate ai congressi, cercate di far pubblicare qualcosa sulla vostra laurea, cercate di partecipare a una pubblicazione, fate apparire il vostro nome anche alla 50ª posizione di una pubblicazione, perché questo aumenta le probabilità che vi prendano in considerazione. E basta questo, semplicemente seguire gli step che vi ho detto prima. Una volta che vi hanno preso in considerazione, allora vi comunicheranno la interview date, ovvero la data del vostro colloquio. Normalmente sono in presenza, so che stanno ricominciando a farli in presenza, comunque durante il Covid sono stati online. E in cosa consiste questa interview? Sono praticamente 6 step. Per il primo step semplicemente dovete prendere un bel voto di laurea, perché il 15% di questa interview è dato appunto dal vostro voto di laurea. Secondo step, che vale ancora 15% di questa interview, ovvero la surgical aptitude, quindi capacità psicomotorie, abilità visospaziali, la percezione e l'intelligenza emotiva. E per questo faranno una mini interview. Altra mini interview che vale il 15% è il clinical judgment, quindi vi proporranno 2 scenari medici da risolvere e tendenzialmente sono quelli che si presentano in pronto soccorso. Altra mini interview da 15% è l'interpersonal skills, quindi la comunicazione, il teamwork, il leadership, la gestione di una crisi e la risoluzione di conflitti. Altra mini interview da 15% è il professional development, quindi appunto l'aver frequentato dei corsi, dei meeting, dei congressi, teaching activities. Ultima mini interview, questa volta da 25% di peso, è la suitability for specialty training. In questo caso vanno a vedere le tue lettere di referenza, la tua motivazione, quindi la tua vocazione per la specialità che hai scelto, la conoscenza di tale specialità, quindi imparatevi vita, morte e miracoli sulla chirurgia o sulla medicina e sulle specialità che volete fare, e l'etica professionale. E quindi il colloquio finisce qua. Easy, no? Bene, fatto questo non potete più fare altro, non potete né migliorare né peggiorare la vostra situazione a questo punto, e semplicemente valuteranno. Tra Dublino e Cork ci sono 60 posti, ovvio che la stessa cosa può essere provata in altre università. Detto questo, quando inizia il tutto? Perché vi ho detto di aspettare un po' l'ultimo a fare l'IELTS? Perché le application sono a ottobre, ma il tutto inizia luglio dell'anno dopo, quindi se fate l'IELTS troppo presto rischiate di farlo scadere. Ricordatevi comunque che una volta che iniziate l'IELTS non dovete rifarlo ogni 2 anni, semplicemente vi serve nel momento dell'iscrizione. Bene, siete passati, cosa succede a luglio? Io ho il mio computer perché non ho ancora imparato tutti i nomi, ma a luglio iniziate il Core Surgical Training CST, che è formato da 2 anni, ST1 e ST2, e questi 2 anni saranno in realtà una rotazione in vari reparti chirurgici per imparare le conoscenze di base, le tecniche di base, il behavior che bisogna avere, e non sarà una specialità specifica. E in particolare, quali sono gli esami in questi 2 anni? Sono divisi in 2, A e B. A è l'esame sulle performance durante il CST e quindi verrà fatto praticamente durante i 2 anni. È una sorta di valutazione di come hai affrontato questi 2 anni. La componente B invece è alla fine di questi 2 anni ed è un colloquio di selezione per l'ST3, quindi la vera e propria specializzazione. E per passare all'ST3 appunto serve passare sia la componente A che la componente B, che insieme compongono il Membership Exam of Royal College of Surgeons, detto MRSC. Una volta passato questo puoi accedere all'ST3, quindi in particolare io accederei a neurochirurgia ST3 di neurosurgery, e questa va da ST3 a ST8, quindi altri 5 anni. E alla fine di questi 5 anni bisogna fare il Fellowship Exam of Royal College of Surgeon, FRSC, il quale ti dà il Certificate of Completion of Specialist Training, quindi ti dà questo certificato che hai completato la specializzazione. A questo punto sei un medico, sei un chirurgo, sei un neurochirurgo e niente, la cosa è fatta. Dura più che in Italia, soprattutto per quanto riguarda la chirurgia, dove bene o male tutte vanno fino all'ST8, ma più o meno funziona uguale per la clinica. Fatto sta che quando accedi già all'ST1 ti pagano praticamente benissimo da poterti mantenere, e ogni anno, man mano che si va avanti negli ST, lo stipendio aumenta, e oltre ad aumentare là le tasse sono molto 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 minori rispetto a che qua in Italia. Quindi diciamo che sì, dura più anni, ma inizia a guadagnare già molto di più rispetto al primo anno di specialità qua in Italia. Detto questo, io penso di avervi fatto il quadro completo della cosa. Spero di non essermi dimenticata niente, perché anch'io ci ho messo un pochetto a capirlo. Fatemi sapere qua nei commenti se avete altre domande e soprattutto se volete specializzarvi in Irlanda oppure in altri paesi. Io vi mando un bacio e ci vediamo domenica prossima. Ciao!